Buonasera, ben ritrovati a questa edizione del TG6. Iniziamo questo TG con i dati relativi al Covid. Sono 2.938 i nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime 24 ore in Abruzzo. Del totale, 2.004 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e tamponi antigenici, è pari al 9,2%. E di nuovo record dei guariti, che nelle ultime ore sono stati 4.000. 5 invece i decessi. Il bilancio delle vittime sale così a 2.851. Continuano ad aumentare rapidamente i ricoveri in area non critica, mentre scendono le terapie intensive. I nuovi positivi hanno età compresa tra 2 mesi e 95 anni. Del totale, 529 pazienti sono ricoverati in ospedale in area medica e 31 sono in terapia intensiva, mentre gli altri 114.146 sono in isolamento domiciliare. I guariti sono 117.456. E i 5 decessi riguardano pazienti di età compresa tra 66 e 85 anni, 2 in provincia di Chieti, 1 in provincia di Teramo e 2 in provincia dell'Aquila. Il totale dei casi accertati dall'inizio dell'emergenza a oggi sale a 235.013. Il dato maggiore si riferisce alla provincia di Chieti. E continuiamo a parlare di sanità. Le segreterie provinciali di CGIL, CISL e UIL di Teramo condividono a grandi linee la proposta di riorganizzazione della rete sanitaria e ospedaliera avanzata recentemente dall'ASL di Teramo. I sindacati non intendono interferire sulla localizzazione del nuovo ospedale, ma ritengono necessario un intervento urgente sulla medicina del territorio e sui servizi ai cittadini, ricordando che Teramo su 107 province è al centesimo posto per mobilità passiva. Il servizio è di Tania Bonici Castelli. Su 107 province italiane, Teramo è al centesimo posto per mobilità passiva. La rete sanitaria, sia ospedaliera che territoriale, va subito ripensata sulla base di un progetto compiuto che risponda alle esigenze dei cittadini e condiviso con il territorio. È questa la posizione unitaria di CGIL, CISL e UIL dopo la proposta di riorganizzazione complessiva delle attività sanitarie illustrata recentemente dai vertici dell'ASL di Teramo al Comitato Ristretto dei Sindaci. Una riorganizzazione che punta alla realizzazione di un nuovo ospedale a Teramo con specializzazioni di secondo livello, una grande città della salute Almazzini e case della salute dislocate in altre località della provincia. Oggi è iniziata una discussione. Noi riteniamo che è iniziata su un progetto, un'ipotesi progettuale della ASL che ha messo in campo, che ha in qualche modo pubblicamente messo in campo. Su questa c'è bisogno di misurarsi con gli argomenti, con le posizioni, le diverse posizioni, ma alla fine si deve trovare, non so se sarà questo, ma si deve trovare comunque sia una conclusione, una definizione per capire qual è il progetto per l'ospedale e per la rete sanitaria di questo territorio. Le sigle sindacali di CGIL, CISL e UIL di Teramo non prendono posizione sulla localizzazione del nuovo ospedale, lasciando la scelta ai tecnici. Auspicano invece la rivalutazione degli attuali presidi ospedalieri presenti nella provincia, chiedendo per loro giuste specializzazioni per evitare ridimensionamenti o peggio ancora chiusure. D'accordo la discussione, ma qual è la vostra proposta? Nel frattempo che discutiamo e cerchiamo di capire se bisogna realizzare un nuovo ospedale e dove realizzarlo, cerchiamo di fronteggiare quelle che sono le emergenze di tutti i giorni, le priorità di tutti i giorni. Per rendere più accessibile la sanità alle persone è fondamentale, come diciamo da tempo, appunto, riorganizzare la risposta sanitaria sul territorio. Dunque non è importante per voi la localizzazione del Mazzini, cioè del nuovo ospedale? No, è importante anche questo, però non riteniamo in questo momento un discorso di dove si fa l'ospedale, ma di che cosa ci mettiamo dentro e soprattutto se è pronto un piano di riorganizzazione che porti ad avere un discorso di sanità efficiente, efficace, di qualità. Il piano di riorganizzazione della sanità teramana presentato dall'ASL di Teramo al Comitato Ristretto dei Sindaci non dispiace affatto ai sindacati, che però si interrogano sulla sostenibilità finanziaria del progetto. E
Ed ora torniamo ad occuparci del raddoppio ferroviario, una infrastruttura che dovrebbe collegare, una volta realizzata, in maniera più veloce Roma con Pescara. Ieri si è svolto un consiglio comunale straordinario a San Giovanni Teatino, nel corso del quale è stata lanciata la proposta di modifica del progetto che prevede l'interramento della infrastruttura. Sentiamo. Il progetto di Ferrovie dello Stato per il raddoppio della linea Pescara-Roma va rivisto. È stato il parere unanime dei sindaci, dei parlamentari e così dei consiglieri regionali intervenuti ieri al Consiglio Comunale straordinario indetto dal sindaco di San Giovanni Teatino, Giorgio Di Clemente, che ha ribadito l'importanza dell'opera del raddoppiamento, ma vanno apportate variazioni al progetto. Quest'opera è da fare, è un'opera indispensabile, ma è un'opera che ha bisogno di modifiche sostanziali. Oggi con l'interramento il problema è risolvibile, perché si ricreerebbe una vivibilità diversa, si andrebbe ad avere un po' in qualche modo il riscatto di quelle che fino adesso abbiamo avuto. Dico interramento non perché l'ho sognato di notte, ma ne abbiamo parlato anche con Ferrovie dello Stato, abbiamo parlato molto tempo fa, parlo di qualche anno fa. Poi l'abbiamo inserito anche nel nostro piano regolatore nel 2016, l'abbiamo discusso con l'allora governatore D'Alfonso che venne qui nella nostra sala, portò esponenti delle Ferrovie dello Stato, ingegneri, tutti quelli che potevano valutare questa cosa. Nessuno di loro ha detto che il progetto non si può realizzare. Unità di vedute straordinaria che vede tutti d'accordo sulle modifiche, ha sottolineato il sindaco di Chieti, Diego Ferrara, presente insieme ai sindaci di Scafa, Manoppello e vice sindaco di Pescara. La regione dal canto suo avrà un'interlocuzione centrale. La proposta che io avanzo al governo regionale è che a coordinare questo tavolo sia il direttore generale della regione Abruzzo, che per anni è stata dirigente, amministratrice delegata, direttore generale proprio delle Ferrovie Italiane. A maggior ragione può garantire quel necessario tempo, luogo, momento di confronto tra comitati, amministrazioni comunali, le province, la regione, il ministero e una società così importante partecipata dallo Stato. Sul finire del Consiglio prende la parola il presidente del comitato intercomunale Comfer, Antonio Bianchi, che rispondendo al governatore Marsilio ribadisce l'utilità della infrastruttura così come la necessità di spostare la tratta Interporto Scafa come già previsto in altri progetti. Stessa soluzione auspicata dal sindaco di Manoppello Giorgio De Luca. Di realizzare questa variante all'interno dell'interporto, perché è una logica, cioè non possiamo far sì che uno scalo merci quale l'interporto non abbia una ferrovia diretta. Attualmente è stato realizzato il primo tratto che viene da Chiediscalo verso l'interporto, ma da Roma venire verso l'interporto non c'è, quindi il treno andrebbe a Chieti e farebbe marcia indietro. Cioè parliamo di alta velocità, di tutti questi fondi messi a disposizione e poi si arriva nel ridicolo che non si deve fare avanti e indietro su una stessa tratta. Noi chiederemo, ribadiremo che questo progetto esiste e quello che è grave non è stato preso come alternativa così come la legge prevede, perché la legge del 77, numero 77 di quest'estate, scusate, dell'estate 2021 prevede che ci devono essere progetti alternativi. Questo qui già realizzato sempre dall'RFI non è stato preso in considerazione, tra l'altro è più vantaggioso, è più economico, è più sostenibile e non spacca in due Manoppello. E l'onorevole Camillo D'Alessandro mette palla al centro ricordando che ora il commissario e lo Stato, in questo caso il governo, deve prendere atto di alcune esigenze che sono oggettivamente risolvibili. In attesa dell'incontro di Ferrovie Italiane con il commissario Macello previsto per domani, oggi pomeriggio si attende il confronto con il presidente della regione Marsilio. Via libera la sottoscrizione dell'intesa per un nuovo contratto di espansione alla Denso di San Salvo. L'accordo è stato raggiunto in mattinata presso la sede del Ministero del Lavoro tra la Denso Manufacturing e le organizzazioni sindacali. Alla riunione era presente l'assessore regionale al lavoro Pietro Quaresimale. L'intesa prevede l'accompagnamento in pensione per circa 80 lavoratori e la nuova assunzione di 27 figure professionali a tempo indeterminato. In sede ministeriale, ha spiegato l'assessore, la Regione ha confermato per il tramite dei propri assessorati al lavoro e allo sviluppo
il proprio impegno a mettere in campo interventi per garantire le attività dei lavoratori. Il nuovo contratto, in linea con quanto già condiviso nel 2021, si è reso necessario nell'ottica di dare continuità ai processi di reindustrializzazione e riorganizzazione intrapresi dalla Denso, finalizzati ad una maggiore efficienza del sito di San Salvo in previsione della cosiddetta elettrificazione del settore automotive con il progressivo abbandono dei motori a combustione. Ed ora apriamo la pagina dedicata alla politica. In Parlamento l'alleanza di centrodestra tra Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia sembra volgere al tramonto dopo la rielezione di Mattarella al Quirinale. In Abruzzo però, secondo il coordinatore di Fratelli d'Italia Sigismondi, non ci saranno ripercussioni. Avanti insieme verso le prossime elezioni amministrative, ha dichiarato, escludendo l'ipotesi di un ulteriore rimpasto della giunta regionale. Ciò che succede a Roma, ciò che succede in Parlamento, poi non corrisponde a quello che realmente c'è sul territorio. Sul territorio c'è un grande spirito di centrodestra. Secondo me c'è un centrodestra territoriale, quello che governa regioni, comuni, ai quali bisogna ispirarsi anche nel modello nazionale. La rielezione di Sergio Mattarella a capo dello Stato 10 giorni fa ha spaccato la coalizione di centrodestra, con Forza Italia e Lega che hanno votato compatti con la maggioranza di governo, mentre Giorgia Meloni dopo il voto ha accusato gli alleati di tradimento. In Parlamento il banco di prova per testare la coesione del centrodestra sarà la legge elettorale, ma rispetto a quanto succede a Roma, in Abruzzo è tutta un'altra partita. Questo quanto dichiarato al TG6 da Etel Sigismondi, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia. Qui infatti quest'anno ci sono appuntamenti elettorali importanti, in primis le amministrative dell'Aquila, ma anche quelle di San Salvo e di Ortona. Insieme stiamo lavorando bene e continueremo su questa strada, ha detto Sigismondi. Il lavoro in coalizione bisogna portarlo avanti perché sta dando dei risultati utili per il territorio. Da diverse settimane voci insistenti vorrebbero un'ulteriore formazione di governo. Tra i forzisti che chiedono maggiore rappresentanza in giunta e i 3 consiglieri ribelli della Lega che, scesi dal carroccio, avrebbero puntato l'assessore all'ambiente Nicola Campitelli. Sigismondi, che a Roma in occasione dell'elezione del Presidente della Repubblica ha incontrato Nazario Pagano e Luigi Deramo, coordinatore regionali rispettivamente di Forza Italia e Lega, smentisce categoricamente: non ci saranno altri rimpasti. Io ritengo che è una giunta che ha lavorato molto, molto bene e che non ha bisogno in questo momento di un reset. Lei si è incontrato anche con Pagano e Deramo, anche loro sono della stessa idea? Ho incontrato Pagano e Deramo, abbiamo parlato non di rimpasti, ma abbiamo parlato di impegni programmatici per l'Abruzzo. Non abbiamo affrontato questo argomento, ma sono convinto che proprio per anche loro la pensano in questo modo. Il servizio era di Giuseppe Dintino. Continuiamo a parlare di politica, sempre occupandoci della decisione della Corte dei Conti e dei rilievi che ha mosso al bilancio del Comune di Pescara. I due argomenti sono stati al centro di una conferenza stampa del centro-sinistra. Paolo Renzetti. Il centrosinistra va all'attacco della giunta Masci a Pescara dopo i rilievi della Corte dei Conti sugli equilibri finanziari dell'ente. Le opposizioni spiegano che con le anticipazioni di cassa si è creata una tensione nella tenuta dei conti stessi che sta già ricadendo sui cittadini pescaresi. I consiglieri comunali di centrosinistra ritengono la situazione delicata, spiegando che in questo contesto non ci sono le condizioni per proseguire con l'approvazione della sessione di bilancio, auspicando i chiarimenti dell'amministrazione nei confronti della magistratura contabile. Abbiamo chiesto infatti di interrompere la sessione di bilancio noi come centrosinistra, ma anche gli altri gruppi di opposizione, perché è arrivata una lettera della Corte dei Conti che denuncia uno scompenso grave, un debito grave, un comportamento anche costante del Comune di Pescara che non rispetta il piano di rientro dal debito, che è un piano pluriennale che è stato fatto diversi anni fa.
questa gravità fa sì che il comune si esponga a un debito, non solo a un debito fuori bilancio, anche a dei prestiti che hanno degli interessi altissimi, tali da maturare 580.000 euro di interessi. Quindi noi di fatto abbiamo delle casse, abbiamo un bilancio che deve essere approvato, ma non sappiamo quanti soldi potranno essere effettivamente dedicati ai servizi che stiamo deliberando, perché bisogna rispondere alla Corte dei Conti e non sappiamo, oltretutto la cosa ancora più grave politicamente, non solo tecnicamente, che non sappiamo qual è la risposta del Comune alla Corte dei Conti, cioè qual è il programma di risanamento che il Comune dovrà apprestarsi a fare, perché entro 30 giorni deve presentarlo alla Corte dei Conti. Voi avete anche denunciato il fatto che i cittadini stanno già pagando per quello che sta accadendo. Sì, è questo anticipo di cassa di cui parlavo, perché quando c'è un problema di liquidità i comuni possono chiedere l'anticipo di cassa, è chiaro che questo matura degli interessi molto alti che poi sono i cittadini che pagano. Interventi per un ammontare di 1,5 milioni di euro riguarderanno le reti fognarie del comune di Roseto degli Abruzzi. Le opere saranno realizzate grazie all'intervento della Ruzzo Reti. Stefano Recanati. 4 interventi, di cui 3 riguarderanno impianti fognari e depurativi per un importo complessivo di circa 1,5 milioni di euro. Roseto degli Abruzzi guarda al futuro e grazie alla fattiva collaborazione di Ruzzo Reti darà il via nei prossimi giorni a nuovi interventi. I lavori, che saranno effettuati poi nell'arco di 5-6 mesi, riguarderanno il ramo fognario di Piana Grande e di quello sulla SP19 all'altezza dell'incrocio con la strada provinciale 25. Inoltre sarà soggetto di manutenzione il serbatoio sopraelevato di Colonia Paese. Siamo andati oltre quella che è una polemica, a mio avviso, politica con la P minuscola, siamo andati oltre quelli che sono dei giochi politici per il bene del territorio. Un sindaco, un'amministrazione neoeletta, ma a prescindere, un sindaco che si dice civico per il bene della città, deve e può fare questo. E credo che la risoluzione votata da tutti i sindaci nell'assemblea dell'Assi appunto dica questo, dica l'acqua deve rimanere un bene di tutti e per essere un bene di tutti deve essere appunto gestita per tutti e a favore di tutti. Il tutto anche in vista della stagione estiva. A sottolineare l'importanza della rapidità di queste opere è il direttore generale della Ruzzo Reti, Pierangelo Stirpe. Sì, ha molto a cuore l'aspetto fognatura e depurazione, che per una città a forte connotazione turistica come Roseto, che risente di una fluttuazione stagionale anche dei residenti, è fondamentale. Nei 4 mesi estivi Roseto si gioca la partita dell'anno e la Ruzzo Reti deve essere al servizio di questa amministrazione garantendo un adeguato servizio di fognatura e depurazione e un approvvigionamento idrico adeguato alla popolazione residente estiva. Il primo cittadino ribadisce come sia di primaria importanza non lasciare indietro le frazioni ed annuncia che l'amministrazione è già al lavoro, sempre in sinergia con Ruzzo, per effettuare ulteriori interventi. Le frazioni sono state danneggiate in questi anni da questi giochi politici, soprattutto da un tempismo che la politica ha visto in qualche modo usare solo come strumento di potere, cioè aspettare che dei progetti andassero avanti. Noi oggi invece vogliamo accelerare Colonia Paese, Piana Grande, ma anche adesso dare uno sguardo sulla 150, su quelle frazioni, per esempio una parte di San Giovanni, la strada che sale verso Montepagano. Ci sono tanti interventi che vanno pianificati e io credo che un passo alla volta si arriverà verso questa svolta di controllo del territorio. Ed ora parliamo di un sit-in che si svolge in tutta Italia. Fermi da 2 anni, i noleggiatori di bus privati manifestano oggi per chiedere la moratoria dei pagamenti. In Abruzzo in ginocchio un centinaio di aziende. Paolo Renzetti. Anche a Pescara, come in altre città d'Italia, questa mattina ci sono dei sit-in, dei noleggiatori di bus privati che lamentano una situazione economica drammatica a distanza di 2 anni dall'inizio della pandemia, 2 anni in cui praticamente non avete mai lavorato. Siamo stati completamente fermi, purtroppo sono ripartiti i finanziamenti e i leasing da pagare da gennaio e non abbiamo le possibilità economiche per affrontare la nostra situazione. Le cosiddette gite che fino a qualche tempo fa si facevano nel periodo estivo ma anche nel periodo invernale ormai sono un lontano ricordo. Guardi, non me lo rammenti. Speriamo che adesso con la fine della pandemia o con la chiusura dell'emergenza insomma si riesca a ritornare pian piano alla normalità, solo che non sappiamo come affrontare i debiti pregressi, questo è il problema più grande. Quindi chiediamo
al prefetto la sensibilità in merito a tutte le nostre aziende, come anche a Draghi, affinché riesca a riaprire la moratoria e ci dia la possibilità di ribloccare di nuovo i pagamenti, così che pian piano insomma, ci rimettiamo poi in cammino con il nostro lavoro, fino a che poi riusciremo poi a pagare chiaramente i debiti che abbiamo da sempre. Voi questa mattina consegnerete questa lettera che lei ha in mano proprio al prefetto di Pescara? Certo, esatto. L'obiettivo è quello di sensibilizzare le istituzioni? In modo che ci diano la possibilità di ricominciare le nostre attività e far fronte ai nostri pagamenti, ma chiaramente in base alle entrate, in base a quello che riusciamo ad incassare. In Abruzzo sono più di 100 aziende che svolgiamo questo lavoro bus non di linea, okay, cioè le gite, e calcoli che girano intorno a noi tante e tante famiglie. Procede l'iter per il raddoppio della ex superstrada del Liri, l'arteria viaria che è stata spesso scenario di incidenti stradali. Su impulso della Regione Abruzzo, il prossimo 23 febbraio a Pescara si riunirà la conferenza dei servizi. Sentiamo. Sindaco, torniamo a parlare di vie di collegamento, di viabilità. Lo sappiamo, questo comune è in prima linea in merito a tante battaglie. Una di queste battaglie ha riguardato e riguarda tuttora ancora l'ex superstrada dell'Iri. Quindi c'è stato il progetto approvato del raddoppio della superstrada. Ora c'è anche una data, quindi dei passi in avanti si stanno compiendo. La Regione ha comunicato proprio al Comune di Capistrello che ci sarà una nuova riunione tecnica operativa, la possiamo definire così, a fine febbraio. Sì, diciamo che parliamo in questo momento di una convocazione di conferenza dei servizi per l'approvazione del progetto di fattibilità che era stato presentato dall'ANAS qualche mese addietro. Quindi dobbiamo dire che l'ANAS e la Regione stanno dando un impulso e una spinta forte per la realizzazione di questa arteria così importante e che viene definita dalla Regione stessa, leggo le parole, tale opera riveste valenza di assoluta strategicità, tant'è che il vigente PRIT della Regione Abruzzo la classifica quale infrastruttura di primo livello e che questo, come ripeto, nasce da quel famoso incontro dell'ottobre del 2018. Il cammino dell'ex superstrada dell'Iri è ben tracciato, si va verso l'approvazione in conferenza dei servizi del progetto di fattibilità dell'ANAS, una sicurezza diversa stradale, rappresentata questa volta dalla realizzazione di una doppia corsia. L'arteria è stata descritta come fondamentale per tutto lo sviluppo del territorio. Considerando i tempi con cui si sta muovendo la macchina progettuale e l'ANAS, dopo lo studio di fattibilità ci sarà il progetto definitivo e si potrà subito passare alla fase del progetto esecutivo per la gara d'appalto. Vedendo i programmi dell'ANAS significa che nel 2024 noi dovremmo avere assegnato i lavori e quindi cominciare effettivamente con l'inizio dei lavori stessi. E il Comune di Pescara ha ideato un corso di educazione stradale per gli adolescenti con l'obiettivo di sensibilizzarli al rispetto di segnaletica e pedoni. Il servizio. Assessore, com'è nata questa iniziativa di questo corso di guida per i ragazzi delle scuole, in particolare per i ragazzi delle terze medie? Beh, nasce dalla constatazione, soprattutto d'estate, che i nuovi elementi di micromobilità, parlo dei monopattini, ma in futuro parleremo anche di bike sharing, parleremo di scooter elettrici che comunque sono già utilizzati in una certa misura nella città. E la scorsa estate si sono registrati dei fenomeni, diciamo, conflittuali tra gli utilizzatori di questi monopattini, che sono ragazzi giovanissimi che possono utilizzarli e possono contrattualizzarli, e una certa parte anche della nostra comunità che ha mostrato una giusta intolleranza rispetto a comportamenti assolutamente sopra le righe da parte degli utilizzatori dei monopattini stessi. E quindi si è ravvisata la necessità di iniziare un'azione accanto a quella di repressione che viene svolta dalla Polizia Municipale, anche di educazione rivolta proprio ai ragazzi della terza media che si affacciano comunque al mondo della veicolarità e che quindi saranno poi coloro che da lì a qualche anno conseguiranno patenti per la moto, patenti per l'auto e saranno anche gli utilizzatori a noleggio dei mezzi di micromobilità elettrica. A una parte ci sono anche state delle innovazioni dal punto di vista del codice della strada, perché il problema di Pescara evidentemente è un problema di tutta Italia e quindi si sono
stabiliti anche dei criteri per le aree di sosta e di parcheggio dei monopattini stessi, che sono spesso lasciati con il concetto di free floating in maniera irregolare, ma i ragazzi devono imparare a rispettare delle regole, devono rispettare gli adulti, devono rispettare soprattutto anche il pedone e comunque i soggetti più deboli della strada. E tutto questo, se non viene loro insegnato, diventa difficile. Evidentemente non basta il lavoro che fanno le famiglie, a questo bisogna aggiungere anche il lavoro della scuola. E mi piace precisare che per questa iniziativa, per la prima volta, abbiamo anche un fondamentale ausilio da parte della motorizzazione civile, che io ho voluto coinvolgere, e dell'Automobile Club d'Italia. Quindi avremo titolari di autoscuole e dall'altra parte avremo anche tecnici della motorizzazione civile che daranno un grande contributo dal punto di vista pedagogico. Oltre la nostra Polizia Municipale, anche con ufficiali in congedo che hanno svolto per 20 anni questo tipo di attività. E apriamo la pagina sportiva. La sconfitta del Cesena nel posticipo di Modena porta il Pescara, appaiato a Lentella, a soli 2 punti dal terzo posto. Il tutto alla vigilia del big match di lunedì prossimo in casa della Reggiana. Si aprirà un ciclo decisivo in ottica piazzamento playoff per i biancazzurri. Intanto ieri sera al replay è intervenuto il portiere rivelazione del Pescara, Alessandro Sorrentino, che ascoltiamo. Non c'è mai stata rivalità tra di noi, anche quando c'era Raffa, quindi non siamo mai entrati, come si può dire, in rivalità. Tanto la scelta era del mister, noi ci allenavamo sempre al massimo e alla fine il mister decideva chi giocare. Mi aspettavo, perché già da quando c'era Vincenzo, cioè non era facile rubare il posto, cioè praticamente impossibile rubare il posto a Vince. Poi, come se n'è andato lui, c'era un po' di speranza. Poi quando è arrivato Raffa e mi sono giocato le mie carte come in Coppa Italia, poi fortuna mia ha voluto che sfortunatamente Raffa si facesse male. Poi ovviamente il posto si deve tenere, cioè si deve mantenere. Normale le prime partite un po' di ansia, però poi nell'andare delle partite se n'è andata e poi giocavo sempre con tranquillità. Il primo impatto ho avuto, diciamo, un po' di paura, perché trovarmi da un momento all'altro a giocare non me lo sarei aspettato. Però, come ho detto prima, l'aspetto fondamentale è non farsi prendere dall'ansia nelle partite e mantenere la lucidità, quindi fu quello che all'inizio avevo un po' di paura. Da ragazzino guardavo sempre Buffon, perché io, tifando Juve, guardavo sempre lui ogni partita, quindi da ragazzino mi ispiravo sempre a lui, ogni partita la guardavo e guardavo sempre lui. Poi sì, essendo giovane dovrei migliorare tutto per arrivare sempre al massimo. Poi ovviamente l'allenatore decide sugli allenamenti da fare, su cosa migliorare, però dal mio punto di vista un po' sulle palle alte dovrei migliorare un po', sulla lettura delle palle alte. Secondo giorno di riposo, quello di oggi per il Teramo. La squadra riprenderà domani a lavorare in vista dello scontro diretto di Viterbo in programma per domenica prossima. Mentre la società è sempre vigile sul fronte degli svincolati, in particolare per la difesa, il centrale Marco Soprano parla della vittoria sulla Lucchese e volge lo sguardo al match del Rocchi. La cercavamo e volevamo soprattutto fare anche contenti i tifosi, che è da un po' che non riusciamo a vincere in casa. E il secondo tempo ci siamo abbassati un po' tanto e abbiamo sofferto di più. Però l'importante, ci avevamo detto che dovevamo solo vincere e siamo riusciti a farlo. Il risultato è quello che volevamo fare. La prestazione, secondo me, soprattutto il secondo tempo, è molto migliorabile. E anche nel parlare serve per darci una mano a tutti, quindi anche quello dobbiamo aiutarci di più. Avevamo provato questi 2 giorni dopo Siena, avevamo provato anche la difesa 3 in allenamento e il mister ha deciso dopo di schierarci a 3. Ovviamente dopo la fine c'è stata l'espulsione di Codromas, però dai, ce la siamo cavata. Adesso stasettimana cercheremo di stare super concentrati, perché ultimamente quando facciamo una prestazione positiva abbiamo sempre un calo, quindi cercheremo di stare concentrati e di dare il massimo anche domenica. Morale, diciamo, è un po'...
migliore, però la Viterbese si è rinforzata tanto, sarà una partita complicata come saranno tutte da qua alla fine e cercheremo di portare punti a casa perché adesso è quello che conta. Sì, speriamo che faccia il bravo, dai. Mimmo è stato, diciamo, era un senatore qua a Teramo, tutti gli vogliamo bene, però domenica siamo avversari, quindi ci saluteremo a fine partita, dai. Blitz fondamentale per la Sieco Ortona che passa a Siena e prosegue la sua risalita in classifica. Siamo al volley. L'Abba Pineto vince a Belluno e questa sera andrà a caccia di altri 3 punti nel recupero di Montecchio alle ore 20. Sergio Zappalorto. Incredibile Sieco, ottiene un altro exploit che vale quadruplo, non il semplice doppio. Vincere a Siena col massimo dei punti e 3 tolte ai blasonati toscani è di straordinaria importanza nell'ottica salvezza. Successo limpido, indiscutibile, con un sestetto determinato nei momenti d'equilibrio, capace di ribadire la maturità acquisita negli ultimi 2 mesi, forte di un Pessoa che continua a trascinare, di un Fabio in vistosa crescita a 6 muri punto dato eccellente, di un Buffon che conferma le sue qualità nell'attesa che rientri Sant'Angelo, insomma un gruppo che ha voglia, coraggio e idee per rimontare ulteriori posizioni, spesso con percentuali di assoluto rilievo. Intanto si è fuori dalla zona rossa, più 7 dal Mondovì e ora più 4 dallo stesso Siena, anche se la squadra di Montagnani ha da recuperare un paio di gare. Dopo la pausa è in arrivo l'insidioso Lagonegro da battere a tutti i costi per proseguire la marcia della speranza ora effettiva. E mentre si esalta l'Ortona, ecco i cugini di A3 dell'Abba Pineto sollecitare altri applausi nell'attesa di averne ulteriori stasera alle 20 sempre dall'area veneta, recupero a Montecchio Maggiore, gara da vincere basta, si può, anche perché il 3-0 a San Donà, resa la pariglia dell'andata, è sintomatico di un team rigenerato che ha esibito un carattere giusto, quello indispensabile nella pallavolo. Di sabato con 16 punti come Link, Bertoli 11 e via discorrendo, percentuali di peso che danno segnali fausti per un rush finale che consente di riprendersi la vetta. In campo femminile purtroppo l'Altino non ce la fa neanche contro l'Olbia, nelle immagini 2-7 da cancellare, meglio la terza frazione condotta anche largamente a tratti, concedimento al di là di tanta generosità delle rossoblù come troppo spesso è accaduto in coda, ma quando la stagione nasce storta va male tutto. Manca all'appello il primo punto, mentre un duro chiarimento è stato necessario tra il vertice e la guida tecnica. I problemi sono in realtà strutturali, giusto non bussare a prodigi. Logico pensare, oltre che play out, al futuro. Altino è una bellissima storia che non può né deve scivolare tra umiliazione e impietosi commenti. Una storia che sarà riscritta, ne siamo certi, con ben altri presupposti. E in conclusione vi ricordo che questa sera alle 21 andrà in onda la trasmissione Pro Teramo condotta dal collega Jacopo Forcella. È tutto per questa edizione, noi ci vediamo alle 23 per l'edizione della notte. Grazie per essere stati con noi, arrivederci.